Scusate, 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 ma d'altronde quando si è a pochi centimetri dalla Bull Paddle Hacker Dale Candela Edition non può che venirmi in mente Freed From Desire di Gala, la canzone che noi padelisti abbiamo ribattezzato Paquito is on fire, ricordando le gesta di Paquito Navarro, soprattutto a Roma, al Foro Italico, durante il Major di Premier Padel, dopo la finale persa contro Galan e LeBron. Paquito ha chiesto che venisse messa Freed From Desire e ha fatto veramente ballare tutto quanto il pubblico presente ancora nell'arena. È stato un momento spettacolare e divertentissimo. Freed From Desire, che è stata suonata tantissimo anche durante Milano Premier Padel, quando Paquito ha vinto, aveva voglia di ballare, anche quando ha perso in semifinale contro Ruiz e Bergamini, lì in quel caso non aveva tantissima voglia di ballare, però diciamo che almeno per noi italiani questa è la canzone che lo associa a Paquito Navarro, Paquito is on fire e non più Freed From Desire. Ma appunto, parliamo ora della racchetta di Paquito, questa qui, limited edition, costo 400 euro, che viene in un cofanetto davvero molto molto figo ed è in edizione limitata, ed è la racchetta che Bull Padel ha voluto fare per omaggiare il suo giocatore più rappresentativo, Paquito Navarro. Vi dico subito, la prima figata per me è, la poso un attimo, è che nel cofanetto arrivano anche i pesetti. Prima questi qua che vengono messi, possono essere apposti nel manico, sono da 5 da 10 grammi per maggior peso, più controllo e più stabilità, e poi anche questi altri tre pesetti che vengono messi invece, che possono essere messi invece nel protettore Metal Shield che Bull Padel l'ha lanciato da qualche anno. Sono qui, sono diciamo tre posti dove possono essere applicati. In alto aumenta la potenza, se vengono messi due di lato aumenta il controllo, se vengono messi tutti e tre è super potenza e tirate sicuramente delle sassate in campo con questa racchetta, che ancora non ho provato, non vedo l'ora di provare, che però in parte un po' mi dispiace provare perché è così bella e così esclusiva che quasi quasi la appenderei qui al salone della camera da pranzo. Detto questo, veniamo alle caratteristiche della pala. Forma a diamante, come la racchetta di Paquito. Il carbonio è un tricarbon, come quello della racchetta ufficiale di Paquito Navarro, della H03. La gomma è la classica multieva che Bull Padel usa su quasi tutte le sue racchette, se non tutte. Il tatto è duro, non durissimo, non è quell'intermedio marmo della bavola di Juan LeBron, della nuova Technical Viper, però è abbastanza comunque duretto. Il peso 372 grammi, comunque oscilla tra 365 e 375 grammi la racchetta, e il bilanciamento è 26.6, quindi un bilanciamento che io definisco medio-alto, perché da 26.5 a 27 per me è medio-alto, da 27 in poi è alto. La racchetta ha l'Air React Channel, questi due fori nel ponte che sono stati lanciati nell'edizione della Vertex di 2 anni fa, implementati anche nella Limited Edition che Bull Padel ha lanciato nel 2021 per la sfida America contro Europa che si è svolta in Svezia. Air React Channel che aumenta maneggevolezza e aerodinamicità della racchetta, secondo gli studi fatti da Bull Padel. E sono bellissime le scritte qui sul piatto, non è che si vedano tanto qua dal video, però c'è scritto Dale Candela, c'è scritto Paquito is on fire, c'è scritto Hack, Paquito Navarro, c'è la firma di Paquito, c'è scritto appunto Dale Candela, che è anche il canale ufficiale YouTube di Paquito Navarro, dove ci sono alcuni tutorial spiegati direttamente dal fenomeno spagnolo. Ultimamente l'ha un po' abbandonato, però è davvero molto interessante, vi consiglio di andarlo a vedere. Cos'altro? Ah, ovviamente, come tutte le top di gamma di Bull Padel, c'è l'Hexagore già montato come grip, è un manico che può piacere, non piacere, a me non piace tanto, preferisco un grip normale, però comunque a chi piace, devo dire che piace davvero, davvero molto. Il laccetto ha la polsiera, classica di Bull Padel, forse un pochino lungo per i miei gusti, però comunque non tra i peggiori. Le facce? In teoria sono lisce, in pratica tutte queste scritte gli donano un po' di rugosità e chissà se farà effetto in tutti i sensi, anche sulla pallina e non solo come fatto estetico. Cosa dire? La racchetta la devo ancora provare, sono curioso, le feste stanno fortunatamente finendo e allora devo tornare al mio lavoro da recensore, quindi vanno provate in campo.
di questa racchetta arriverà oltre alla presentazione, che è questa qua, e non è questa una recensione, ma è soltanto la presentazione della racchetta, come avevo promesso il giorno dell'unboxing. Farò anche poi la prova in campo insieme a Alvin e poi ovviamente pala in un reel insieme ad MB Padel. Prima di chiudere, se vi è piaciuto il video, ma pure se non vi è piaciuto, mettete mi piace al video, iscrivetevi al canale perché più siamo, più contenuti faremo, più ci divertiremo, o meglio, vi divertirete voi a guardare le mie recensioni, mi divertirò a farle, e più il canale cresce, più siamo tutti contenti. Poi seguitemi su Instagram anche a Carchi o Padel Review, seguitemi su Facebook Padel Review, ma soprattutto iscrivetevi alla chat su Telegram, Padel Chat. Cercate su Telegram Padel Chat, siamo oltre 1500, abbiamo aperto anche la sezione mercatino dove poter rivendere le vostre racchette usate con cui non vi trovate bene. Parliamo e scriviamo di padel 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, quindi iscrivetevi, la chat è in collaborazione mia e con Simone Mazzola Padel & Tech. Quindi ora non mi resta che salutarvi, farvi rivedere bene la nuova racchetta in edizione limitata di Pachito, e poi ci rivedremo a breve, sicuramente in campo, anche se prima del campo qualche altro unboxing da casa mi sa che mi tocca farlo. Ok? Ciao ciao!